Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Questo è l'episodio 8 di X4 Foundations e volevo un pochino informarvi su quello che sta succedendo. La mia partita attualmente ha raggiunto le 30 ore, 34 ore, della verità quasi 35 perché qua mi segna un giorno 10 ore e 58 minuti. E sono state queste ultime 15 ore almeno abbastanza tranquille, nel senso che con la nave ho girato poco e volevo un pochino farvi vedere quello che sto facendo in questo momento. Mi sono appena recato nella stazione principale dei Teladi perché ho guadagnato diciamo, il rango di presidente onorario in quanto ho raggiunto il livello 20 di reputazione, che presumo essere il massimo. Guardate che bella la vista da qui. E ci sono alcune novità, infatti adesso ci richiamo velocemente in zona perché ho fatto alcune cose. L'unica fonte vera di reddito che ho è una nave minerali nella Federazione Argon. Le altre, vedete, guadagnano veramente pochissimo, 26. Attualmente possiedo 12 milioni, ma ne ho spesi appena tipo 17 per dei nuovi acquisti che adesso vi voglio subito far vedere. Adesso salteremo direttamente alla novità che vi porto con questo gameplay. Ed eccoci, siamo a Fortuna di Nopileus. E quello che vi sto per far vedere è una nuova cosa che ho fatto, insomma. Allora, alcuni di voi mi avevano chiesto, ma fai vedere come si fa l'abordaggio? In realtà magari lo tenteremo una volta. Volevo farci una live su questo gioco, ma ho visto che ultimamente le live non vanno tantissimo, l'ultima volta ho avuto proprio pochissimi Minotaur, spettatori, ho Raider. deciso di trascurarle un pochino adesso. E quindi, piuttosto che farvi una live, poi, oddio, se poi sotto questo video mi trovo 50 commenti che dicono no, fai la live, la voglio, io la farò, insomma, però al momento le cose sono così. Allora, ho trovato questa nave qua che mi attaccava, mi stava attaccando e allora io sono andato, ho risposto al fuoco. A un certo punto, quando lo scudo era finito e stava scendendo anche la barra bianca, ho ricevuto un messaggio perché vicino c'è una nave mineraria mia che ha detto: attenzione, ho rilevato una nave non più pilotata, insomma, una nave abbandonata. E al che allora mi sono avvicinato, ho cliccato col destro, ho fatto reclama ed è partito il pod che avevo, dato che a bordo di questa nave che ho qui ho i Marine. È partito un pod con le persone e l'ho presa, l'ho fatta mia. L'ho portata in uno spazioporto e l'ho un pochino ritoccata e gli ho aggiunto delle sonde. E ora vi faccio vedere questo. Anzi, prima ancora di farlo, vi voglio far vedere questa altra cosa. Questa è la mia seconda stazione spaziale. Come vedete, sto costruendo lì in alto un habitat che per i teladi non si chiama habitat, ma si chiama bioma. Atterraggio, produzione di, diciamo, celle energetiche. Poi sto iniziando a riconoscerli. I container per i liquidi sono quelli con la palla così. Sotto abbiamo il container grosso, dei solidi e il container grosso poi normale. Il container normale, scusate. Poi qua sopra è la produzione di mannaggia, non mi ricordo. Grafene. E il grafene, intanto vedete che qua stanno costruendo l'habitat. Quindi, in sintesi, la stazione ha questo aspetto qua. Qua c'è in costruzione il bioma Teladi che sarà pronto tra un po', mancano dei materiali. E poi, vabbè, appunto, abbiamo la stazione di attracco, il magazzino solidi, taglia L, magazzino container, taglia M, taglia M. Così non dovremo avere spazi, non, problemi di spazio. Qua sopra invece la produzione di grafene. Se andiamo nella produzione, ora vi faccio vedere che cosa sto studiando di fare. Qua abbiamo le celle di energia e il metano. Il metano viene acquistato, quindi o portato dalla mia nave mineraria, metano.
M1, una nave che scava, che mina gas, che ho comprato apposta. Mi mina il gas, me ne sta per portare 1800 e poi continueremo la produzione di celle di energia a cui attualmente dovrei anche togliere la vendita automatica. Ora produrrà il grafene e il grafene verrà venduto. Ha senso acquistare il metano? Sì, secondo me al momento, perché costa 55 e il grafene ci costa 225, quindi il guadagno è ancora comunque buono. Ma perché il bioma? Perché il bioma andrà ad aumentare l'efficienza di produzione. Tuttavia, il bioma, per funzionare, avrà bisogno, la forza lavoro avrà bisogno di alcuni materiali, in sintesi l'olio di nostropo, che è la fonte di alimentazione. Allora, prima di tutto, perché qua? Perché, come vi avevo già detto, questo è un settore in cui non si paga la licenza, quindi qua non avrei potuto costruire, mi sa che ci vuole il 20 di reputazione per costruire, ma è una zona abbastanza affollata. Quindi prendo la mia vecchia stazione, che è cambiata tanto probabilmente dall'ultima volta che l'avete vista, pianifico la costruzione e vi faccio vedere com'è diventata la mia stazione per cui sto lavorando. Allora, a breve sarà pronto un nuovo magazzino dei container Teladi M. È diventata enorme questa stazione e attualmente ho il modulo della produzione di girasoli, che avevate già visto. Produzione di grafene, che vabbè, quella l'ho messa, ma in realtà è una cavolata. La produzione di frumento, la produzione di acqua che c'era già, di là c'è la produzione di carne, la produzione di spezie. Perché tutto questo? Vi rendo un po' più chiara la cosa. Perché noi produciamo celle di energia. Portiamo il ghiaccio con la mia nave, la nave mineraria. E con energia e ghiaccio produciamo l'acqua. L'acqua è la base di quasi tutto, a parte il grafene, che abbiamo appena visto anche di là, quindi ci serve il metano e facciamo il grafene. Metano e celle di energia danno grafene. In realtà i girasoli e le spezie, unite alla produzione di celle di energia, quindi celle di energia, girasoli e spezie, ci danno la produzione appunto di girasoli e spezie, che insieme anche a l'acqua è un casino, insieme all'acqua, quindi acqua, spezie e girasoli, ci danno l'olio di nostropo. Perché la carne? Perché la carne in realtà servirà per il frumento, serviranno per eventualmente produrre un altro alimento, che sono le scorte mediche, il cibo, diciamo, degli Argon. Ma io al momento produco l'olio di nostropo che mi serve per i Teladi, perché io il modulo l'ho preso di forza lavoro Teladi. Quindi che cosa faccio? Ho fatto una cavolata qua? Sì, ma in realtà, vabbè, dovessi un domani ricominciare la partita, non lo farei. Ho cercato di fare una, perché la produzione ideale sarebbe quella che produce tutto ed è autosufficiente, ma è veramente tosta all'inizio. Il frumento, niente, io ho selezionato di venderlo, quindi lo produco e lo vendo. Stessa cosa la carne fortunatamente richiede solo acqua e energia. E direte, non è realistico? In realtà sì, perché è in un futuro dove ci sono, come Star Trek, l'energia veniva utilizzata nei replicatori per creare con l'energia appunto degli oggetti, quindi in questo caso viene creata la carne. Quindi in pratica che cosa succederà dopo? Dopo ho intenzione di installare una mod che non è un trucco, diciamo, è un'ottimizzazione del commercio, perché al momento non è possibile impostare che da questa stazione, dalla mia principale, venga trasportato avanti solo in una direzione e l'olio di nostropo. Non lo possiamo fare, e quindi installerò questa mod che si chiama Mule. Comprerò una nave che porterà costantemente l'olio di nostropo qua alla produzione, e qua venderemo grafene, basta, proveremo a fare quello. Quello che ho temuto, vedete, adesso sta arrivando la nave metano che è piena. Che cosa è successo? E questo è un trucco, il trucco di questo video che vi do. Io ho cliccato su, ho preso la nave metano, l'ho ordinata, l'ho fatta arrivare qua, dopodiché ho cliccato sulla mia stazione e ho fatto estrattore minerario e gli ho dato un gruppo. Significa che
Dato che voi cliccando sulla stazione potete scegliere tra difesa, commercio o estrattore minerario. Allora, difesa è come la nave Minotaur Rider che vi ho fatto vedere un attimo fa, che difende. Commercio significa che tutto quello che vi serve per la stazione, a livello di attenzione, se la mettete commercio stazione, vi comprerà tutte le cose che nella pianificazione io adesso qua spunto acquisto automatica e ve li compra. In questo caso è prenotazione merce perché il metano non l'ha comprata ma l'ha portata. In sintesi, però qua vedrete anche altra gente. Quindi comprerà quello. Se invece settate commercio con il magazzino di costruzione e quindi non col magazzino centrale, vi porterà, vi acquisterà tutta la roba che vi serve per la pianificazione. In questo caso vedete che sto costruendo un bioma teladi, mi mancano 4 minuti, ma mi manca la clay elettronica. Quindi la nave che è adibita all'acquisto di merci per la costruzione sta comprando la clay elettronica. Che adesso posso andare a vedere, ovviamente per fare tutto quello che sto facendo ora servono ore di padronanza e non mi sento ancora a posto. Allora vado a vedere dov'è la nave, quella lì, vediamo se la trovo, se mi ricordo il nome, e vedrò che sta cercando di fare quella cosa lì. Quella non sarà andata molto lontano, presumo, ma mi ricordo adesso dov'è, si chiama. Allora, c'è veramente il mondo qua di navi. Dovrei mettere tutte le mie proprietà. Vabbè, arriverà, insomma, prima o poi arriverà. Mentre appunto io avevo selezionato la nave da minaggio per minare appunto. Perché se cliccate fate estrattore minerario, significa che estrarrà tutto quello che serve alla stazione, che è diverso dal cliccare un punto e fare estrazione mineraria, perché qui in questo caso in cui cliccate in una zona a caso di un settore, mina e vende in automatico dove conviene di più. Se cliccate sulla stazione e fate estrattore minerario, scaverà tutto quello che è tra i materiali richiesti qui, che sono minabili, quindi le celle di energia no, perché è commercio, qui è minaggio, quindi andrà, scaverà estrarrà il metano e ve lo porterà qua in modo gratuito, perché ovviamente lo estraete a spese vostre. Il problema è che la nave poi se n'è rimasta qua per qualche ora, perché io poi facevo altro, è rimasta qua e non trovava niente. Il consiglio che vi do è, quando andate nelle stazioni andate sempre dai venditori e comprate tutti i seminari che trovate, che vende, ne vende pochi, ma cliccando poi con il destro fate comunica e glieli continuate a dare dai seminari, dai seminari, dai seminari, cioè ritornate nuovamente sulla nave, clic destro, dai seminari, comunica dai seminari, fino a che non ve lo segno in grigio come è adesso, così la sua, diciamo, le sue stelline di pilotaggio salgono a livello 2. Altra cosa, quando avete la stazione o ne fondate una, prendete un pilota, vi fate portare con la vostra nave, atterrate sulla stazione e gli dite lavora per me da un'altra parte, gli dite di lavorare sulla stazione. Stessa cosa poi sulla stazione, cioè sulla stazione andate poi a comunicare e gli date i seminari pure a lui. Al manager della stazione. No, non cliccate sulla stazione, andate proprio a parlarci nell'ufficio e gli date seminari di gestione. Infatti vi ho detto comprateli tutti indistintamente che costano una stupidata. E gli date tutti i seminari e sale a gestione 2. Con gestione 2 e pilotaggio 2 del pilota, lui può mandare a 2 settori di distanza le navi e il pilota con pilotaggio 2 può andare a 2, quindi combaciano. Infatti, quando ho fatto questo, la nave da qui ha preso e se n'è andata. E se n'è andata, guardate bene dove, se ne sta andando qui. E qui c'è il metano. Perché qua io ho mollato delle sonde e vedete che il metano non c'è. Ho mandato una sonda lì, ho mandato una sonda anche da un'altra parte, l'avevo fatta mandare qua, perché ho detto piuttosto scavo io a mano.
Un'altra cosa che vi dico come consiglio: non mettete per scontato quello che ho dato per scontato io, che io sono il re dei re e devono fare tutto per me. Perché sennò giocate guardando la mappa come stiamo facendo adesso. Se notate che la stazione è ferma e non va avanti, sicuramente c'è qualcosa che non va. Infatti adesso io so che funziona, però all'inizio tenete controllato se tutti stanno facendo quello che vi dicono di fare. Ma se avete fretta o all'inizio comunque è una cosa lunga da fare, Claytronica è un attimo da fare. O date un comando a mano, quindi io prendo una nave che ho, la Claytronica la vende una fabbrica di Claytronica, quindi mi serve Claytronica. Adesso non so se... Oppure, mettiamo caso, mi serve olio non stropo. Io ho cliccato sulla nave Minotaur Rider, quella che sta pattugliando, che non dovrei farlo, no? Cliccate sulla acquista, non stropo, conferma. A quel punto la nave andrà e farà quello che gli avete detto. Ma potete già dargli il comando sulla stazione. Magari scambia con... Se in questo caso vi serviva la Claytronica, ve lo faccio vedere. Giusto l'esempio, dovrei trovare una fabbrica di Claytronica. Io qua in alto scrivo Claytronica, invio, me lo riconosce, se no non mi esce così, e vedete che mi dice: ecco qua c'è acquistate, vendono Claytronica. Io adesso faccio sempre un po' fatica, lo vendono qua, dove? Pardon, qua, ok. Esempio: io ho bisogno di Claytronica e dovrei farlo con una nave che è in grado di farlo. Minotaur Rider, e questa è una Cerberus Sentinel, che è l'altra nave che avevo saccheggiato l'altra volta. Vabbè, io ho cliccato sulla Cerberus, esempio, commercia con lo spazioporto. Mi servono Claytronica. Gli faccio fare un carico di 86. Confermo. Mi scalano i soldi, che costano un botto. Confermo. A quel punto lui va e fa l'ordine. Lui come ordine base ha pattuglia, però finché gli do un ordine lo farà quello, poi tornerà a fare quello. Dopodiché clicco nuovamente qua. Non commercia ovviamente, perché è roba mia. Scambia con il magazzino di costruzione. E vedete che a questo punto mi fa scaricare la Claytronica. Me ne servono un po'. Scarica, conferma, tac, perché quando scaricate lui tiene conto già di quelle che sta andando a comprare, perché nel momento in cui voi fate acquista in una stazione, anche se questa è lontana 10 settori, quella stazione ve li tiene da parte, non è che arrivate lì non ci sono più, avete prenotato la merce, quindi quella merce l'avete già praticamente in mano. Io ho dato quest'ordine, ora la nave sta andando a prendere l'autostrada, va giù, prende la Claytronica, torna indietro, me la deposita e poi torna a fare quello che stava facendo, pattugliare la stazione spaziale. In questo caso vedete, ho dato un ordine semplice, se volete farlo più veloce lo fate voi stessi, andate lì, attaccate, comprate, ripartite e portate indietro. Perché quando questa nave avrà fatto questa cosa, andando sulla pianificazione qui, il timer ricomincerà ad andare e finiremo il bioma Teladi, perché nelle risorse necessarie ci manca solo 40 di Claytronica. Mi hanno chiesto di abbandonare il carico. Ora abbiamo un problema. Aggredito dalla Cerberus Sentinel. Fuggi. Allora, no. Voglio andare a vedere. La rischiamo. Allora, andiamo. Merda. Allora. Datemi l'indirizzo di sti qua che vado a prenderli. Allora, attivo assistenza verso l'oggetto. Mi giro e vado. Vediamo. Non sarà mai una minaccia. Che l'ultima volta che hanno fatto sta cosa, poi sono arrivato là e i pirati non c'erano. Quindi gli hanno dato questa comunicazione. Poi, in teoria, è una fregata. Quindi, è una nave da guerra. Dovrebbe potersi difendere. Però. È tempo di mostrarmi cosa stai trasportando. Questo qua. Dovete fare sempre molta attenzione a quello che fate. Perché se temporeggiate troppo, l'universo non è fisso. Potete anche incappare in dei problemi più grossi, nel senso che magari gli Xenon attaccano, scoppia una grande guerra tra due fazioni, invadono il settore dove avete fatto la stazione. Le cose da fare ce ne sono, addirittura all'inizio capitava anche che vi spazzassero via tutte le stazioni, quelle serie. Razziatore, eccolo qua.
È questo qua che sta minacciandoci. Eh sì. Minotaur, Raider. Ok, direi che è la nave che ho preso prima, il razziatore e coso lì. Quindi adesso proviamo ad attaccarlo. Il patto della corazza, siamo nemici con loro. Magari siamo anche fortunati e riusciamo ad abbordarli. Stiamo alle spalle che magari riescono anche ad attaccare meno. Merda, no, siamo messi malissimo. Via, fuggi, 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 sciocco! Va bene, siamo saltati per aria. In questo caso cosa succede? Risalviamo, ricarichiamo la partita dove l'avevamo lasciata. Ovviamente è importante fare dei salvataggi in punti sicuri. Quella nave lì l'avevo appena battuta prima, probabilmente è una nave rinforzata o comunque ho fatto uno sbaglio io e ho accelerato col tasto Tab. E accelerando col tasto Tab gli scudi scendono. Non è un problema. All'inizio queste cose capitano spesso e capitano anche dopo 30 ore. Dovete solo fare attenzione, tante volte vi basta lasciare il carico e non succede nulla. Però quella nave lì sicuramente l'avremmo fatta nostra. Vale, non vale tanto, vale meno di 1 milione, quindi non è eccessivo. Diciamo, non è una cosa... ora possiamo andare a ricaricare il save... dovrei vedere esattamente adesso qual è il save più recente e direi che il save più recente potrebbe essere, vediamo le ore, sono abbastanza vecchiotti sti save qui, sì, più o meno a inizio registrazione, quindi dovete salvare spesso, quello è inevitabile. Ma insomma, a me adesso non cambia nulla perché ho registrato una cosa che vi ho fatto vedere, ma era molto scenica, ma in realtà non ho preso grosse decisioni e li lascio fare. E dovete comunque salvare spesso, soprattutto prima di fare azioni abbastanza importanti, cioè magari un F5, un quick save prima di andare a intraprendere lo scontro e poi al massimo ve lo rifate. La partita termina nel momento in cui morite voi, ma se uscite dalla nave e la nave esplode, vi ritrovate lì, chiamate qualcuno e vi salvano, insomma. Non mi è successo, a dire la verità, tante volte di perdere la nave così, me la sono sempre cavata. Ovvio, volete essere sicuri, createvi una flotta e girate sempre con la flotta. Vi sentite magnati importanti, fatevi portare dalla scorta. Insomma, questa qua è una nave che non è assolutamente male, ma insomma. Ora siamo tornati, sì, esattamente una mezz'ora fa, prima dell'inizio della registrazione del gameplay, poco male, non mi cambia assolutamente niente. Che cosa è successo? È che ho dato un compito a questa nave di andare a prendere la Claytronica, lo rifarò, così lo farò tra l'altro molto prima. Vado, clic, commercia, comprami tutta la Claytronica che puoi prendere, ce ne serve un 40, ma lì ne hanno 86, ne puoi caricare 86, ne compri 86, dopodiché la riporti qua, scambi con il magazzino di costruzione, gli scarichi la Claytronica, hai addosso anche dei chip intelligenti, ma vabbè, e vai, boom. Qua magari il razziatore c'è ancora, stavolta ti dirò, attacca, perché la Cerberus, tra l'altro, l'ho fatta potenziare parecchio. In spazioporto, ovviamente è una fregata, quindi una nave da guerra, come mi spiegava Ocean Caster. Se prendete una nave e cliccate col destro su una Darsena, così potete migliorare e potenziarla. È una bella nave comunque da battaglia, quella che aveva lo spazio sopra. Bene ragazzi, spero vi sia piaciuto questo gameplay dove siamo morti male, ma in realtà abbiamo anche visto com'è la mia produzione attuale, come mi sono espanso e cosa sto per andare a fare. Ora, a dirvi la verità, sarò molto molto onesto, diciamo che i video su X4 non sono più molto visti, diciamo che hanno avuto un crollo pazzesco, perché probabilmente tanti di voi si sono accorti che è un gioco di nicchia, è un gioco che non gli piace, quindi adesso veramente valuteremo, aspetteremo un po' e vedremo se andare avanti a farlo, perché è anche impossibile fare una storia, una serie, perché non sto seguendo missioni, sto facendovi vedere che quello che vi
quello che ho fatto, insomma, un po' per intrattenervi. In ogni caso, se avete delle richieste, avete delle domande, lasciate qua sotto nei commenti la vostra domanda e io cercherò di dargli una risposta. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.